La sveglia continua a martellarmi le tempie. Allungo il braccio per cercarla. Dove cazzo sei finita? Riesco a intercettarla sotto al letto e premo con forza il tasto per spegnerla. Mi siedo sul letto e mi guardo allo specchio inserito nell'anta dell'armadio, notando una gran bella faccia di merda che ha compiuto l'ennesimo tradimento, ma che questa volta è stato colto in flagrante. Infatti sto per correre in tribunale a discutere la mia separazione. La mia colpa? Venerare il corpo femminile, plasmarlo con le mie stesse mani e, con audacia, inserirmi nel mondo complesso delle donne, inondandole di un desiderio che, altrimenti, rimarrebbe totalmente inespresso a causa di partner insulsi con i quali si accompagnano. La relazione tra me e Angie si è conclusa un anno fa, quando la sua gravidanza si è interrotta al quarto mese. La nostra creatura non è mai nata a causa di un aborto spontaneo e un dolore indescrivibile si è impossessato di me. Aver perduto quell'esserino che mi stava riportando sulla retta via dopo la batosta di Victoria che, ancora una volta, aveva scelto di condividere la sua esistenza con quel farabutto di calabresi ha riportato in superficie, accentuandole ancora di più, la trasgressione e la lussuria insite nel mio fottutissimo DNA. Mi alzo in piedi, vado in cucina e mi faccio un caffè. Lo sorseggio lentamente, mentre mi preparo ad assimilare l'arringa dell'accusa. Cercheranno in tutti i modi di mettermi all'angolo per concludere il mio matrimonio e soddisfare le richieste economiche di Angie, che ha avanzato cifre da capogiro e separazione immediata con addebito. Ripeto, è solo colpa mia. Il nostro rapporto non è mai decollato sul serio. Io vivo una farsa in piena regola che ha infranto il cuore di una delle donne più belle che abbia mai incontrato negli ultimi anni. Ma la bellezza non basta se non è affiancata da una passione travolgente e da un sentimento profondo. Il fuoco, invece, l'avevo trovato con la mia Victoria. Non dimenticherò mai l'ultima notte d'amore con lei, nel loft a New York. L'avevo vista soccombere completamente sotto il mio tocco, lasciandosi andare del tutto, mentre una lenta agonia di piacere ci aveva investiti sino all'alba. Si era fatta trasportare dai miei desideri, concedendosi totalmente a me come non aveva mai fatto. L'avevo sentita bramare con un'intensità sbalorditiva, seguendo i miei affondi fino a dove non aveva osato arrivare prima, forse per pudore. Ho avuto centinaia di donne, regalando a ognuna un'esperienza unica, ne sono certo. Non mi piace vantarmi delle mie capacità sessuali, ma quando la stessa cliente ti chiama per 3 volte di seguito, molto probabilmente hai lasciato il segno. Modestamente, di occasioni ghiotte me ne sono capitate a bizzeffe, ragazze, donne mature e talvolta anche qualche uomo, tutti pronti a trascorrere in mia compagnia una serata che, puntualmente, si concludeva con un amplesso da ricordare. Non ho mai disdegnato quel tipo di vita. Al contrario, mi infervoravo all'idea di provare delle avventure stimolanti per accrescere la bramosia, inventando ogni volta nuove situazioni per regalare momenti indimenticabili alle mie clienti. Quando iniziai la relazione con Victoria, decisi di dedicarmi completamente a lei, accantonando il mio lavoro da uomo in vendita. Odio la definizione di gigolò. Non mi entusiasma, la trovo insulsa. Io ero molto di più. Ero l'angolino di mondo in cui le donne potevano rifugiarsi per evadere dalla noia. Victoria resterà per sempre la mia spina nel fianco. Quel dolore cronico con il quale ci si abitua a convivere perché non ci sono cure efficaci. E sono convinto che anche io rimarrò per sempre incastrato nel suo inconscio. Perché quando ha creduto di stare per morire, nell'incidente in cui fu investita vicino alla mia abitazione, mi rivelò di amarmi, a modo suo. Aveva un'espressione che non cancellerò mai dal mio cuore, ma che estrapolerò dalla mia dannatissima anima ogni volta che la solitudine si presenterà a farmi compagnia. Le sue parole sono registrate negli angoli remoti del mio cervello e non potrò mai più rimuovere le fantastiche sensazioni che mi donarono. Dopo Victoria, comunque, non ho più ripreso quella vita. Sono venuto a Houston e ho conosciuto Angie, ma non sono comunque stato uno stinco di santo,
Non ci sono riuscito. Il richiamo della carne è stato troppo forte. Ho la delusione per Victoria, l'unica a cui ho permesso di cambiarmi. E ora, dopo la fine del mio matrimonio, sono semplicemente tornato a essere lo stesso stronzo che si diverte a inzuppare il biscottino ogni qualvolta gli si presenta l'occasione.